Ciao Vincenzo. Ciao. Allora, tu sei studente in? Nel corso di laurea magistrale in intelligenza artificiale e robotica. Senti, sei della Sapienza e stamani siete qui a Fondazione Mondo Digitale per i laboratori di robotica. Ci racconti un pochino come è nata questa collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e che cosa fate durante i laboratori? La collaborazione penso sia nata molti anni fa, quindi comunque dura da anni. L'iniziativa dei laboratori è nata l'anno scorso dal nostro professore che ci guida per le competizioni per la RoboCup ed è nata per far conoscere questa piattaforma e comunque la robotica anche ai ragazzi delle scuole superiori. E noi proponiamo una parte teorica di spiegazione in cui facciamo vedere la piattaforma hardware che è in aula, questo qui, e poi facciamo fare degli esercizi ai ragazzi in modo da farli confrontare direttamente con le problematiche che si hanno oggi nell'ambito della robotica. Senti, quando è nato il tuo interesse per la robotica e in particolare per i NAO? Vedo lì che c'è per la robotica, un ospite. Sì, c'è un ospite. Sì, per la robotica anni fa, parecchi anni fa. Per i NAO più recentemente, perché sono 2 anni che faccio parte di questo team che partecipa alla RoboCup, che è questa competizione mondiale per incentivare la ricerca dell'intelligenza artificiale con la robotica. C'è un corso specifico di robotica alla Sapienza? Sì, allora all'interno del percorso di laurea magistrale di intelligenza artificiale e robotica c'è un corso che si chiama Robot Programming, tenuto dal professor Nardi, che afferisce peraltro al laboratorio di robotica cognitiva e cooperante, dove è possibile scegliere tra programmare un robot NAO lui oppure programmare un robot autocostruito che gli studenti appunto si assemblano e programmano passo dopo passo.